Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questa parte inizieremo ad affrontare i campioni e i Super 4 e tutte le personalità importanti, appunto, di tutte le 7 regioni che abbiamo affrontato. Eccoci qui, vedete? Inizieremo dai Super 4, facciamole un po' con ordine queste cose, non partiamo subito dai campioni, teniamoceli come piatto forte. Iniziamo quindi da Lorelei. Allora, lei è Super 4 di tipo ghiaccio, quindi andremo di Heracross. Ecco fatto. Lorelei, penso che tu possa meritare una seconda chance. Vai, vai. Andiamo di una seconda possibilità. Con Slowbro? Ok, contro Slowbro è meglio fare Trotchop. A questo punto io lo Mega Evolvo subito. Ecco fatto, andiamo di Pin Missile, anzi. Meglio ancora. Bella stab. Guarda lì che danni. E addio Slowbro. Poi Cloyster, lasciamo in campo Heracross e andiamo di Pin Missile. Ah, è vero, fa pochissimo danno perché Cloyster ha una difesa altissima. Fortunatamente però colpiamo 5 volte. Ed ora ha una difesa ancora più alta Cloyster grazie al riflesso, infame. Ha aumentato la difesa di tutta la sua squadra. Vediamo se il nostro Heracross, anzi il nostro Mega Heracross sarà in grado di distruggere quel riflesso. Passare oltre, disintegrare, ignorare. Ed ora tocca Jinx, ok, non ha Lapras. Le squadre sono fatte un po' così, Nel frattempo però abbiamo battuto Lorelei, poi tocca Bruno. Bruno Pokémon di tipo roccia, quindi Sceptile sono tutti tuoi. Vamos. Hitmonchan. E andiamo di Leaf Blade. Cioè, che giustamente tipo roccia inizia con un tipo lotta. Va bene così. Leaf Blade di nuovo. Ok, livello 72, poi Onix. Bene. Ha solamente due Pokémon, Bruno. Ma queste squadre sono prese dall'anime, che voi sappiate. Perché mi sembra davvero strano, sinceramente. Boh, vabbè, sprechiamo questo turno, tanto è andato a far fossa. Perché mi sembra strano che abbiano queste squadre qui. Cioè, nell'anime si vedono le squadre dei Super 4, in qualche modo. Che voi ricordiate, in caso ditemelo. Allora, Agatha. Andiamo di Greninja. Ecco fatto, perché non sono le squadre dei giochi, come potete ben immaginare. Andiamo di Dark Pulse. Su Gengar. Perfetto, e abbiamo Greninja Form Ash, poi Golbat, andiamo di Surf, anzi Extra Senso, super efficace, e addio Golbat. Perfetto, poi tocca a questo tipo che avrà sicuramente Pokémon di tipo acqua, quindi Sceptile sono tutti tuoi, Drake, eccolo qui. E siamo passati ai Super 4 di Hoenn. Che vanno in campo Shelgon. Ah no, ok, lui è un Pokémon tipo Drago. Andiamo di Xissor, che è comunque normalmente efficace. Però non è che sia molto efficiente quello che sto facendo. Comunque ci portiamo a casa la vittoria. Poi Altaria, si cambia Pokémon, mandiamo in campo Greninja. Contro Pokémon di tipo Drago. E andiamo di Ice Beam. Ecco qua, Greninja Form Ash. Poi Salamence. Con Intimidate, va bene. Ice Beam e addio anche a Salamence. Perfetto. Livello 75 per Greninja. Battaglia divertente, va bene. Allora, lui è Aron, dovrebbe avere Pokémon di tipo Coleottero, se non sbaglio. Mettiamo Donphan. Ecco qua, iniziamo. Beautifly, ecco infatti, con i Pokémon di tipo Coleottero. E andiamo di Rock Slide. Dai, ha fallito. Ok, inizia a caricarsi per solo il raggio, ma non riuscirà a colpire. Lo uccidiamo prima. Beh, solo il raggio forse mi avrebbe fatto parecchio male,
Andiamo di Earthquake su Drapion. Super efficace e addio. Poi Vespiquen, che applica la pressione. Andiamo di Rock Slide. Perfetto, poi Scorupi. Earthquake. Ed anche Aron l'abbiamo battuto. Poi Terry, Pokémon di tipo Terra. Quindi Greninja, anzi, Sceptile. Vediamo di far prendere quanta più esperienza possibile a Sceptile. Ecco che inizia con Gliscor, quindi non l'ideale per noi. Anzi, per niente proprio. Andiamo comunque di Leaf Blade. Niente. Disintegrato. Tra tutti i Pokémon di tipo Terra che potete tirar fuori. Proprio Sceptile. È proprio Gliscor, volevo dire che è anche di tipo volante, mannaggia lei. Ok, quindi si prenderà i punti esperienza di nuovo tutti i Greninja. Golem, Surf. Vigore? Sì, vigore ovviamente. Manitudo quanto sei? Vabbè, niente. Extra senso. E poi Hippodon. Maschio. Andiamo di surf. Perfetto, abbiamo battuto anche Terry. A questo punto il buon Vulcano lì lo possiamo tranquillamente combattere ora anche con Sceptile morto, tanto useremo ancora Greninja. E lui ha solamente Infernape. Va bene, volevo usare Surf, ma va bene comunque, mi è partito extrasenso. Fortunatamente Infernape è anche di tipo lotta, quindi l'abbiamo disintegrato ora. Andiamo a curarci un attimo i Pokémon. Ecco qui. E andiamo a sfidare quest'altro Super 4, che non mi ricordo chi sia, a dire la verità. Lucian. Ok, a Bronzong. Noi con un Greninja possiamo fare un bel Dark Pulse, super efficace. Perfetto, Battle Bond di nuovo che si attiva. E Girafarig. Ok, Dark Pulse. Beh, le sfide con i Super 4 io giustamente me le ero immaginate come nei videogiochi, ma in realtà prendendo le squadre dell'anime è una cavolata, perché ogni Super 4 ha uno o due Pokémon. Cioè, boh, vedete? È davvero facilissimo batterli. Dark Pulse. Ecco fatto. Abbiamo battuto anche Kay. Come si chiama lei? Caitlyn, sì. Poi tocca a Malva. Che ha Houndoom. Andiamo di Surf. Oh, Mega Houndoom. Che non resiste comunque ad un surf di Greninja. Perfetto, poi abbiamo Seabold. Che manda in campo Blastoise. Lo farà Mega Evolvere, immagino, no? Andiamo di Dark Pulse, eccolo lì che lo fa Mega Evolvere. Cresce Pugno. Non lo salverà. Anche perché la difesa speciale di Blastoise comunque non è chissà che cosa. Ed infine Wickstrom. Affrontiamo anche lui. Scizor. Lui ha veramente 6 Pokémon, quindi potrebbe essere l'unico tizio che effettivamente ci mette in difficoltà. Ma andiamo Charizard contro Scizor. Ah, Mega Scizor. Ok. Che brutto Mega Scizor, madonna ragazzi. Molto più bello Scizor normale. Poi Deden. Contro Deden mando Donphan. E andiamo lì Earthquake. Poi chi manda? Edge Slash.
contro Aegislash Greninja. E andiamo di extra senso. Non ha effetto, vero? No, si è protetto. Dark Pulse, super efficace, godo. Addio. E abbiamo Greninja Battle Bond. Poi Escavalier. Sì, cambiamo di nuovo Pokémon. E contro Escavalier rimandiamo Charizard. E andiamo di Flamethrower. Robopass, lasciamo Charizard, Flamethrower. Bene, Robopass ha resistito ad un Flamethrower di Charizard al 94. Ed infine Klefki, lasciamo Charizard. E bruciamo questo portachiavi inutile. Perfetto. E abbiamo battuto anche questo Super 4. Quindi abbiamo battuto tutti i Super 4, come potete ben vedere. Loro sono i brain, appunto i cervelloni della Battle Frontier, quindi li affronteremo la prossima volta. Questi sono i campioni regionali, di nuovo li affronteremo una delle prossime volte. E questi qui dietro sono invece i capi palestra, diciamo, delle Isole Orange. Quindi nella prossima parte faremo i Battle Frontier e le Isole Orange. E nella successiva ancora faremo tutti i campioni, ok? Quindi vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!